Amici sportivi, buonasera, benvenuti al comunale di Villa San Filippo, dove sta per andare in scena la 23esima giornata del campionato di terza categoria, girone E. Si sfidano Stese e Monte San Martino. Dopo aver conquistato la qualificazione alla finale di Coppa Marche, la Stese ha rifiato 4 gol in trasferta alla Polisportiva Falerio e questa sera torna qui a Villa San Filippo per affrontare quella che attualmente è la seconda forza del campionato, Monte San Martino, a quota 45, appunto al secondo posto. Sono però ben 10 i punti che separano le due squadre in classifica guidata dalla Stese con 55 punti, dunque saldamente al comando del girone di terza categoria. Ultimi controlli da parte del direttore di gara, via, si può partire. È iniziata Stese Monte San Martino con gli ospiti a manovrare il primo pallone del match. Allora riparte la Stese con Alessandrini, alza la testa il numero 11, vede e serve bene l'inserimento di Atragene, che anche oggi timbra il cartellino. Ma che palla dato Alessandrini, e qui l'esultanza di Atragene che va a prendersi il calore del pubblico di casa, sempre più protagonista di questa stagione. Atragene che segna il 16esimo gol del suo campionato questa sera con il numero 10. Atragene viene a prendersi i meritatissimi applausi, ma applausi che vanno sicuramente anche ad Alessandrini per la grandissima giocata. Qui vediamo come il gioco si è ripreso e la Stese si è subito andata a recuperare palla. Sicuramente questo gol dà grande fiducia alla formazione rossoblu ed è sicuramente un peso specifico importante. Qui attenzione, si scaldano un po' gli animi all'interno del campo. Espulso Trage, incredibile colpo di scena. Vediamo il Monte San Martino al limite dell'area di rigore con Marconi, buona l'apertura sulla destra, esce Berardini e qui fa un grande intervento, il rinvio lungo qui a Mauro, buono il pallone per Alessandrini, Alessandrini in area di rigore, Alessandrini, grande intervento di Antolini che qui ha evitato il gol del 2-0. Arriva il duplice fischio da parte del signor Frappiccini che manda le squadre negli spogliatoi con la Stese in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Atragene. Si riparte con il secondo tempo di Stese Monte San Martino. E allora pallone al centro verso Amaulo che qui dal nulla si inventa questa conclusione. Calcio d'angolo battuto verso il centro dell'area, il colpo di testa qui tentato da Morichetti, pallone che però si perde a lato. Perde palla al centrocampo però la Stese e allora prova ad approfittarne il Monte San Martino col pallone in avanti qui per Marconi. Marconi un po' defilato, poi questo cross e il gol del pareggio. Grande cross sul secondo palo dove Marco Aldi è andato a impattare di testa e a mettere alle spalle di Berardini il gol dell'1-1, dunque match che torna in parità al 15esimo del secondo tempo con il gol di Marco Aldi. Altro cross in aria, Ulivello mette fuori, poi si coordina al volo qui e sfiora il grandissimo gol Morichetti. Pallone dentro per Marconi che si gira, va alla conclusione, si deve superare qui Berardini che compie un grandissimo intervento al 36esimo minuto. Il tentativo di Marconi trova l'ottima respinta da parte di Berardini che qui ha alzato il pallone sopra la traversa salvando dunque il risultato. Arriva il triplice fischio da parte del signor Frappiccini. Stese e Monte San Martino chiudono il match sul risultato di 1-1, dunque la Stese conserva i 10 punti di vantaggio che aveva sulla propria inseguitrice, una Stese che ha giocato in 10 uomini dal 12esimo minuto del primo tempo, una prova di grande sacrificio che alla fine ha permesso alla Stese di portare a casa un pareggio che non è assolutamente da buttare per il motivo
abbiamo detto prima, ovvero la possibilità di conservare il proprio vantaggio sul Monte San Martino. Noi con le immagini dei giocatori che si salutano in mezzo al campo vi salutiamo. Ringraziamo ovviamente il supporto tecnico di Fotosì Studio Foto Video di Mirko Isidori. Ringraziamo ovviamente il nostro operatore Stefano Ruffini per il grandissimo lavoro svolto questa sera alla regia. E dalla voce di Alessandro Vallese è tutto. Un saluto ai prossimi eventi sportivi. Con Berardini al termine di stese Monte San Martino, grandissima parata nel finale che ha salvato il risultato. Un intervento importante, ma l'importante insomma era non perdere questa sera. Sì, stasera è stata molto molto importante non perdere, abbiamo fatto comunque un altro risultato utile consecutivo. Per quanto riguarda la parata faccio il massimo per dare il mio contributo, è andata bene, cerco sempre di allenarmi al massimo e questi sono i risultati, ma come i risultati di tutti, perché oggi penso che una partita così, che con praticamente due tempi in 10, abbiamo dimostrato che siamo una grossa grossa squadra, abbiamo fatto una grossissima partita, forse una delle migliori del campionato, contro una grandissima squadra e devo fare complimenti anche agli avversari. Però oggi veramente abbiamo dimostrato di avere gli attributi e ci meritiamo questo pareggio che per me è come se fosse una vittoria, sinceramente. Quindi faccio complimenti a tutta la squadra perché abbiamo dimostrato veramente chi siamo. Un buon risultato e adesso sabato si va a giocare questa finale. Sì, sabato abbiamo un'altra gran partita, ci crediamo. Noi quando ci sono le partite toste, insomma, ci troviamo sempre pronti. Speriamo che sabato, ecco, lo saremo come lo siamo stati oggi, ce la metteremo tutta e cercheremo di portare a casa, insomma, questa coppa a cui teniamo, a cui tiene tutta la società. Mister Paoloni, la Stese porta a casa un buon 1-1 contro il Monte San Martino, un buon risultato soprattutto perché la sua squadra dal decimo del primo tempo praticamente ha giocato in 10 uomini. Sì, sì, un pareggio d'oro perché siamo andati in vantaggio proprio con Atragene e poi non so perché che è successo lì, è stato espulso sul gol, non so il motivo, però devo dire bravissimi ragazzi che in 10, praticamente per 80 minuti, 85 minuti, sono stati bravi a soffrire e abbiamo giocato contro una squadra che non ci ha messo in grosse difficoltà, però in campo si è mossa benissimo, ha fatto un'ottima partita, ma noi siamo stati bravi a contenerli e secondo me abbiamo rischiato anche pochissimo, se non una parata del nostro portiere oltre al gol magari, però posso dire solo bravissimi ai ragazzi perché questo qui veramente, per come si era messa la partita, è un punto d'oro che ci dà fiducia per il futuro, mancando 7 partite, quindi siamo rimasti, diciamo, stesso distacco. Esatto, questo pareggio vi permette di conservare, no, il vantaggio di 10 punti e adesso sabato si va a giocare questa finale, si gioca a Cupra Montana, mister. Sì, sì. Quindi una scelta anche un po', insomma, particolare, però insomma la Stese ovunque si giocherà darà tutto, no? Vabbè, questa è una scelta della federazione, quindi ne dobbiamo prendere atto e andremo a Cupra Montana a sfidare il Camerano per la finale di Coppa Marche. E sia noi che loro siamo andati in finale, quindi sarà una bellissima partita. Adesso dalla prossima settimana ci prepareremo per questa finale di Coppa e poi vediamo quello che succederà. Mister Bottoni, il suo Monte San Martino guadagna un punto contro la Stese, eravate andati in svantaggio, poi anche grazie alla superiorità numerica nel secondo tempo è arrivato questo pareggio meritato comunque per quello che si è visto in campo. Buonasera a tutti, sì, credo che sia un pareggio importante per la squadra nostra perché comunque stiamo cercando di arrivare ai playoff con la miglior classifica possibile. E non era scontato pareggiare perché qua c'è una squadra che secondo me ha un livello e mezzo in più, una categoria in più almeno. E sapevamo che era una partita complicata, noi avevamo 2 squalificati e 3 infortunati indisponibili, per cui
do merito ai ragazzi per aver fatto una prestazione veramente ottimale, sia sotto l'aspetto caratteriale che sotto quello del gioco. Ecco. Ecco, adesso ci sarà questo finale di stagione intenso, però insomma questa squadra ci sembra possa lottare tranquillamente per un buon piazzamento per poi fare i playoff. Sì, sì, la classifica per adesso dice questo. È chiaro che le altre concorrenti, vedi Serralta, vedi Nicolò Ceselli, vedi anche un ipotetico rientro della quinta squadra, che adesso non c'è abbastanza bagarre. Vediamo quello che possiamo fare. Certamente noi il nostro obiettivo è quello di arrivare ai playoff, poi il piazzamento è importante per l'eventuale sfida in casa o in trasferta. Però ecco, il primo obiettivo è questo qua dei playoff, poi dopo vediamo quello che viene, ecco. Pompei, capitano del Monte San Martino, uscite con un buon pareggio qui da un campo che sappiamo essere difficile, no? Però insomma una buona prestazione da parte del Monte San Martino. Sì, abbiamo fatto un'ottima gara con una squadra che ha vinto il campionato di fatto, perché più 10 punti con giocatori di categorie almeno due sopra, quindi per noi è un piacere poter fare queste partite e confrontarci con queste squadre. È stato un pareggio a fine meritato, ovviamente abbiamo giocato in 10 contro 11 loro, quindi è stata comunque dura, perché sono una squadra comunque che ha da molto in tutti i reparti, e quindi però noi abbiamo provato a fare qualcosina in più e ci portiamo un punto a casa che per la classifica per noi fa molto gioco e ci dà una spinta in più per i playoff. Ecco, a proposito di playoff, insomma, da quello che abbiamo visto stasera ci sembra che questa squadra possa tranquillamente arrivare a giocarli. Poi diciamo anche col mister, è importante arrivare anche in una posizione ottima per disputare la partita in casa. Sì, per noi giocare in casa è abbastanza fondamentale, perché il nostro campo è un campo un po' difficile da affrontare, perché è un po' più piccolino rispetto a questi campi così grandi, quindi giocare in casa è sicuramente fondamentale. Poi sono già quasi 3 anni praticamente che arriviamo tutti gli anni a fare i playoff, speriamo che quest'anno sia l'anno buono, via.